Salve ragazzi, benvenuti ancora una volta sul canale Opinio di Luzio. Oggi voglio parlare di una droga, chiamo io droga, sì, la dipendenza da gioco è una droga, perché parte dagli stessi recettori delle sostanze, diciamo, oramai quotidiane, cioè quelle che possono essere eroina, alcol e cocaina e quant'altro. Questa è una droga di nuova generazione, che si sta sviluppando come un fenomeno ormai, come un problema di massa, ed è il cosiddetto chiamato gambling, ok? Disturbo da gioco. Questo gambling è stato, diciamo, ormai da più di 10 anni strutturato nella società, purtroppo dal patrocinio degli stati, soprattutto lo Stato italiano, che ha permesso di introdurre nel mercato i cosiddetti gratta e vinci e poi il permesso, diciamo, di queste slot machine. Che cosa creano questi tipi di gioco? Che prima c'era solo il gioco di cavalli, che era una scommessa immediata e vincevi e perdevi, e c'era quindi una nicchia soltanto. Invece il gratta e vinci ormai lo troviamo nell'edicola, lo troviamo nel supermercato, lo troviamo nel bar naturalmente, lo troviamo in qualsiasi luogo, insomma, aperto al pubblico, dove ci va giornalmente per comprare qualsiasi cosa. Anche dal panettiere li possiamo trovare, anche in pasticceria li troviamo dappertutto, insomma, perché purtroppo c'è mercato per quello, e li richiedono dappertutto, negli autogrill, in autostrada, dovunque sia. Questo cosa crea? Crea che il gambling, cioè la droga, io la chiamo droga, purtroppo mi dispiace se magari vi sentite offesi, è in pratica crea un'alterazione psichica correlata ad un disturbo del controllo degli impulsi. E quindi cosa vuol dire? Vuol dire che hanno studiato che la persona con la vincita immediata gli si crea il divertimento attraverso il giocare. Okay, quindi con la vincita immediata, perché il vincere con la notizia del Totocalcio settimanalmente crea interesse solo a una nicchia, ma il poter vincere subito, vedi anche il 10 e l'8, che c'è quasi istantanea l'uscita dei numeri. Per quale motivo l'hanno fatto? Perché hanno visto che per incrementare e per far sì che si mantenga il volume d'affari sulla lottomatica, hanno creato anche lì una giocata immediata, perché ormai hanno creato un bisogno quotidiano a queste persone che hanno problemi di tipo, diciamo, che non hanno più controllo di se stessi, insomma, e sta diventando il gioco una necessità di vita, iniziato come puro gioco, come puro scopo ludico, a una necessità di vita. E questo lo vediamo anche sui nostri Facebook o quant'altro, questa gente che ci dice con 500 euro si vince tutti i giorni 1.000 euro, 2.000 euro, giocando al casinò online sul rosso e il nero, punti 10 euro. Ecco come vincere, insomma, ragazzi. La vincita è immediata. Quello che cos'è? Quello non è altro qualcuno che è stato pagato dai casinò, sicuramente, per far sì che la persona si diverte giocando col rosso e il nero. Poi sa benissimo che è insito nel giocatore, proprio perché è psicologicamente provato, che dopo, come ho detto poc'anzi, il divertimento diventa una necessità di vita e si slega da quello che è la situazione familiare, va a prescindere a discapito di tutto quello che è la famiglia, il marito, la moglie, i figli, la cognata, il padre, la madre, e tutto anche da quello che è la sua situazione socio-economica, come le droghe. Cioè, quando c'è l'eroina, non c'hai l'eroina in corpo, che l'hai presa ieri, il giorno prima, il giorno dopo non ce l'hai, tu la vai a cercare, a prescindere se calpesti la vita dei tuoi familiari, a prescindere se non hai soldi, fai di tutto per trovarli, chiedendo, indebitandoti in giro, chiedendo prestiti, rubando o quant'altro, andando a delinquere e mettendoti anche nell'illegalità, mercificando il tuo corpo. E quindi questa cosa quindi crea il completo coinvolgimento. Come si può fare, ragazzi? Quello che voglio dire è allertati voi dei familiari, quando vedete i vostri cari o le persone che conoscete, che quotidianamente prendono lo spunto di passare delle ore del tempo nel giocare, nell'immediate, nel gratta e vinci, che non è uno stimolo sano, ok? Perché va usato con ponderazione, come dice la lottomatica quando fa i video sulla televisione, così dice:
giocare con cautela, giocare con prudenza. Per quale motivo? Perché loro lo sanno benissimo, però lo mettono in piccoletto sul video, non lo mettono in grande come dice giocata a 10 all'8. Ti dice giocare con prudenza, col gratta e vinci, con quant'altro, perché sanno benissimo che potrebbero essere denunciati, okay, dai familiari che hanno avuto un danneggiamento della salute. Però non viene reclamizzato sulla televisione questo, naturalmente, perché non fa scomodo, perché ci sono tanti miliardi di euro che vanno nelle casse dello Stato sul gioco, sia sulle video slottery, che le vedete ogni giorno, che nella vostra città come nella mia crescono come i funghi, come i comproro, guarda caso in parallelo, comproro e video slottery. Non so perché, magari io ci vedo un'analogia nelle due attività economiche, non so voi, insomma. Quello che voglio dire, aiutateli attraverso un aiuto psicoterapeutico. Naturalmente chiudete i ponti, non gli aprite la porta di casa, lasciatelo fuori se non capisce che non deve più grattare in quei grattini o andare nelle slot machine o andare sempre al 10 lotto a giocare i numeri in continuazione, perché i numeri gli sta dando la testa, insomma, che non sta più controllando i propri impulsi, come ho detto all'inizio del video. E quindi questa persona diventa un compulsivo, deve giocare come un drogato, si deve fare in continuazione la propria dose giornaliera, e non gliene basta una perché il giorno dopo ne vuole due, il giorno dopo ancora tre, e così va in crescendo. Quello è uguale il gioco. Questo con la vincita immediata ha creato questo purtroppo di problema. E vi dico che già i servizi che curano i problemi con le droghe, le chiamo tradizionali purtroppo, perché ormai sono da 40 anni nella nostra società, sono state introdotte da più di 40 anni, dagli anni 70, che sono introdotte come droghe di massa. Questa è lo stesso, è una droga di massa, che tra 10-15 anni troveremo i servizi delle dipendenze patologiche piene di persone con il problema che è chiamato nel gergo americano gambling, okay? Che viene dal cosiddetto gambler, che è il giocatore, sai? Né più né meno. Quindi è tipico, le persone preposte a questo gioco sono tipico, almeno all'era da parte dei psichiatri, quelle che sono cosiddette narcisiste, o le persone che sono anche, che hanno dei comportamenti antisociali, ok? Le fasce d'età naturalmente soprattutto convoglia dai 30 ai 40 anni, ma può colpire anche a diverse fasce, insomma, a prescindere da questo. Quindi vi voglio dire, attenzione ragazzi, non fate, evitate che la vostra persona cara venga tutti i giorni triturata dall'irrefrenabile desiderio di andare alla video slottery. E vi voglio dire, oggi sul TG due carabinieri hanno perso il posto di lavoro perché giocavano con le macchinette slot machine. Io direi che i due carabinieri potrebbero anche chiedere alla caserma di non essere depennati, perché se vanno in un servizio di dipendenze patologiche potrebbero dire che quello è un problema di salute mentale, e quindi logicamente non vanno lì per un vizio, per un divertimento, ma perché hanno un problema di salute. Perché con questo dannato paese vogliamo o non vogliamo gridare che ci sono anche problemi psichici? Se ci sono persone che percepiscono anche delle pensioni per invalidità psichica, diamo loro questa possibilità, insomma. Arrivederci, siamo sempre a Senigallia.